Ragazzi, se anche voi volete supportarmi nello shop creatore, ovviamente come codice creatore, non lo ricordo mai perché comunque non è che sia una cosa molto molto importante, il mio codice creatore è righe, semplicissimo, basta inserirlo così, oppure addirittura maiuscolo, stessa roba, oppure con l'R maiuscola, anche maiuscolo vale uguale, schiacciate accetta e mi supporterete per qualsiasi acquisto, che sia su Salva al Mondo oppure Battaglia Reale. E niente, detto questo, buona visione. E bella a tutti ragazzi, qua Righe che vi parla. E oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Siete contenti? Siamo qui oggi per parlare di un argomento che non è di Fortnite o non è di un altro gioco. Anzi, vi dico già subito, stop give, non li porto più. Perché non li porto più? Non li porto più perché non mi sembra comunque corretto dover andare comunque a givare a persone che vengono solo per farsi givare. Questo è un mio pensiero ed è giusto fare sapere a queste persone che è un comportamento proprio, ecco, DM. Quindi ho deciso di cambiare radicalmente portando solo Among Us e allo stesso tempo aiutare, ecco, anche a, in questo caso è da un po' che sto portando il download gratuiti di alcune cose di questo gioco e stanno veramente aiutando sia me che chi vuole scaricarli per giocare con noi quando siamo in live. Ricordo, siamo in live ogni sera a giocare ad Among Us, non mancate. Siamo arrivati a 18.337 iscritti, che è un numero enorme. Solo ieri abbiamo fatto sui 20 iscritti e passa, contando che li abbiamo fatti anche fuori live, e sta continuando a salire il canale. Siamo verso 18.400, potremmo arrivarci anche stasera. Io ragazzi, veramente grazie, ve lo ripeto ancora, grazie mille, state veramente dando una mano al canale a salire e a farlo rendere famoso, ecco. Quindi, il video di oggi è come investire i propri guadagni su YouTube, quanto guadagno su YouTube e cosa è meglio portare su YouTube al di là di quello che ti piace. Poi andiamo al dunque. Allora ragazzi, andiamo subito in vai all'analisi del canale. Qui è molto importante capire quanto guadagno e cosa faccio. Tutti pronti? In tempo reale ho 18.337 iscritti, con ben 12.000 stanno salendo, avete visto, appena salito, 12.034 visual totali in 48 ore. Queste sono tutte le visual che ho fatto nelle 48 ore e che sto continuando a fare. Questa qui delle 9.10 è esattamente il video che ho fatto uscire prima e che trovate comunque se volete. Guardate attentamente, questi qui sono i video che ho fatto. Esattamente, sono a 3000 l'uno e qua fa vedere in 48 ore, ma ci sono già da un bel po'. Sono esattamente i video che ho fatto questi due giorni e hanno fatto quasi 9000 visual totalmente, capite? E non solo, porto anche i video di news di Fortnite, che quelli fanno sui 300 visual, 400, quindi non molto. Poi ragazzi, andiamo a vedere subito, come potete ben vedere, andiamo a restringere. Abbiamo 64.000 500 visual totali per ora in questo mese, che è partito da 19 giorni, capite? Abbiamo fatto quasi 4.000 ore, quindi col lavoro che abbiamo fatto quasi 4.000 ore che servirebbe per un canale a monetizzarsi. Abbiamo fatto 1.015 iscritti, quindi un botto più del solito, vedete, tutto in app, capite? E abbiamo fatto tra questo mese, che sono 19 giorni, e quello vecchio, abbiamo fatto sui 162, ma è tutto buggato. In realtà abbiamo fatto questo mese quasi 100, però ovviamente salirà visto che mancano 11 giorni. E adesso andiamo a vedere i guadagni, mi raccomando. Poi per il resto vedete che è solo una salita enorme di visualizzazione. È assurdo ragazzi, è assurdo. Andiamo subito a vedere in entrate, che è quello che importa. Perfetto ragazzi, andiamo subito a vedere. Come potete ben vedere, abbiamo un CPM basato sulle riproduzioni di 1,41. Questo CPM che cos'è? È quello che ti fa capire, adesso leggiamo insieme. È basato sulle riproduzioni, indica il costo effettivo per 1000 riproduzioni e ti permette di comprendere quanto hanno pagato gli inserzionisti per 1000 riproduzioni monetizzate. Ok? Io ragazzi, ad esempio, ho fatto un video con 400 visual, ok? E ha fatto 1,50 €. E veramente li ha fatti. Cioè, ed era un video di Fortnite. Anche essendo comunque un videogioco, ecco, il CPM è questo qui, diciamo.
Se fosse di qualcos'altro, che ne so, un esempio di un'altra cosa che forse è anche più importante, come questo argomento qui, tipo finanziamenti, eccetera, sarà molto di più. Fate un calcolo, perché ho portato questo video, infatti? Ricordiamolo, se sono su YouTube, è per il guadagno e per le visualizzazioni, e allo stesso tempo per anche divertirmi con dei passatempi come Among Us. Quindi troviamone dei passatempi, così possiamo giocare insieme. Quindi easy, possiamo dire. Andiamo subito a vedere anche l'andamento, che potete ben vedere ogni giorno il guadagno, che ovviamente rispetto a questo che è il più basso, penso è il più basso, no, questo qua è il più basso di, guardate, questo qua, questo guadagno qui è il più basso di tutti, di 46 centesimi il 23 agosto. Ora siamo al 17, a 1,84 euro. Sono sicuro che oggi e ieri è stato molto di più, quindi lo vedrò salire di nuovo. Capite? Ora andiamo a vedere i guadagni. Andiamo a restringere la pagina, andiamo giù. Eccoci qua. Eccoci qua. Qua di fianco ci va a vedere tutte le stream nei 24, nei 28 giorni che hanno avuto più, diciamo, impatto monetario tramite donazioni, in questo caso, transazioni. E non solo, anche comunque le riproduzioni pubblicitarie. Allora, potete ben vedere qui tutti quanti i guadagni. Abbiamo avuto aprile e maggio che sono stati, diciamo, potenti e hanno avuto la, diciamo, hanno, come si dice, con quei soldi, come avevamo già detto, abbiamo investito per prenderci il setup che avete visto, spero, il video. Ve lo consiglio perché è bello costoso, è molto. E veramente sono sterrefatto di tutti questi guadagni fatti solo in 2 mesi. E credetemi, l'abbiamo fatti solo quando giveavamo. E voi direte, ma perché non porti più give? Cazzo, se ti fanno guadagnare così tanto. Adesso vi spiego perché sto portando altro. E sicuramente l'avrete visto anche dalle visualizzazioni prima. Quello non è Fortnite. L'abbiamo visto prima. Ho fatto 3 video che hanno fatto 3000 visual in 2 giorni. 3 video, 3000 visual l'uno. Capite? Poi ragazzi, da maggio a giugno c'è stato un calo. Un calo perché non lo so onestamente. E abbiamo portato a casa solo 111,14 euro. Poi c'è stato un rialzamento di quasi un centinaio di euro. Con luglio 191,72. Agosto, che mi devono esattamente arrivare tra 2 giorni, 144,61. Easy. E poi settembre, che non è ancora terminato, quindi potrebbe superare ancora di più agosto. Siamo in una sorta di alti e bassi, però allo stesso tempo stiamo andando molto bene. E in termini di donazioni, ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma mi donano poco. E come fanno ad essere così alti? Ed è proprio il fatto che guadagno tramite le pubblicità. Esattamente. Ci sono video che mi fanno fare anche 1,50 euro. Video che mi fanno fare 1 euro con 300 visual. Video anche con 1000 visual che mi fanno fare 70 centesimi. Ma non vuol dire niente. Dipende la persona quanto guarda il video in lunghezza. Dipende anche quanti annunci hai messo. Dipende tante cose. Io ne metto sempre 7-8 di annunci. Però alcuni sono skippabili, altri no. Per quello li metto. Capite? E come potete ben vedere qui, abbiamo le tue entrate provenienti dalle transazioni, che sono 140,75, e contate che negli ultimi 28 giorni, e conta pure quelli vecchi, sono passati 19 giorni, contate anche altri, quelli vecchi. E poi abbiamo le entrate pubblicitarie stimate, che sono 20 euro, 21 euro, che ovviamente si alzeranno ancora di più, capite? E poi vabbè, le entrate da YouTube Premium, che sono di 0,63. Quello non l'ho valuto neanche alla fine, avrò guadagnato poco nel totale da quando ho iniziato a fare YouTube. Però con le entrate stimate con solo pubblicità avrò fatto sui 200 euro circa, anche di più. Capite? Solo di pubblicità. E io sono uno che fa poche volte video da 10 minuti, quindi. Che ora si può fare da 8, quindi buona. Poi ragazzi, è molto buona come cosa. Ma adesso andiamo al dunque. Ma con tutti questi soldi, cos'è che potete prendervi? Parliamone subito. Ad esempio, andare a investire per, come ho fatto io, per un computer. Un computer che vi funzioni, che vi porti. Questo è un investimento. Perché questa macchina mi deve rifar fare i soldi spesi, se non di più. Capito?
Ed è quello che sta facendo, sta producendo soldi, come un mining, ma easy, possiamo farlo chiamarlo così, un mining easy. E poi ragazzi, potete investire dopo che avete fatto abbastanza soldi in altro. Io ad esempio nell'arco del tempo ho preso tutto materiale anche da registrazione, che andrò pure ad utilizzare appena inizierò a fare video all'aperto. Come faccio io le live all'aperto, farò anche i video, unboxing, vedrete tante cose. Vi farò vedere anche il mio Mavic Mini, farvi vedere come funziona. Questo è il mio Mavic Mini, non so se si vede, è stupendo, molto bello. E funziona da Dio, ovviamente marchiato DJI. È una bestiola molto bella, ha preso tanti colpi, ma funziona, quello è l'importante. Capito? Potete investire in quello che volete, ovviamente che sia utile poi. Io ad esempio abito in un posto di merda, quindi per spostarmi devo spostarmi... Io abito in montagna, devo spostarmi, andare in basso, dove stanno comunque i miei amici. Quindi devo sempre scendere e poi salire. Ma se non posso prendere un pullman, cosa faccio? Per via, che ne so, per via che non voglio spendere i soldi per il pullman. Ragazzi, sono un po' tirchio, alla fine io non è che voglio pagare il pullman, cioè ci faccio altro con quei soldi. Ed è proprio per questo che adesso parte l'ingegno. Ma se io abito qua e voglio andare qui, per tornare come faccio? Io ragazzi adesso tra un po' mi deve arrivare un monopattino elettrico. Oltretutto, come vedete qui sotto la barra gialla, sto facendo una raccolta di donazioni per un trasferimento che avverrà esattamente nel 2023 circa, 2022 circa, 2021 passato, ok? Ed è un trasferimento in un posto veramente fantastico. Io vorrei poi portarvi un sacco di video quando sarò là, ma ve ne porterò una valanga che non li riuscite a vedere tutti. Sarà figo ragazzi. E ovviamente sempre per muovermi sia in piano che in salita ho pensato, ma perché non prendere uno di quei monopattini elettrici che va a 50 km/h? Ed è quello che andrò a fare. Infatti appena arriverà unboxing, prova comunque su strada, tutte le velocità, sarà una figata. Provate già a indovinare sotto nei commenti di che marca si tratta, visto che sono pochi quelli che vanno a una velocità così alta. E vi dico, la marca inizia con la K, quindi provate a ingegnarvi, a scrivere sotto nei commenti la marca di questo monopattino infernale. Quindi, andiamo direttamente al punto. Se avete dei soldi guadagnati su YouTube, cosa potete farci? Quello che volete, ma se dovete fare qualcosa, investiteli su qualcosa che potrebbe rifarveli guadagnare. Ok? Io ad esempio, il monopattino non è un investimento, è una cosa che mi servirà a lungo termine. Il computer è un investimento, mi serve a lungo termine e continuerà a fruttarmi denaro. Capito? Quindi, non lo so, non andate a spenderlo in giochini cagate. Ad esempio, Among Us, non spendete 4 euro. Ci sono i miei video, ve lo fa scaricare gratis. Easy! Capite? Quindi, capite. Molto semplice il ragionamento. Ovviamente, non investiteli in stupidaggini, perché sennò veramente è brutto. Dopo ci vai a ripensare e dici, cazzo, ma perché ho speso in questa schifezza? Potevo fare come righe e spenderli in cose molto più utili, che servivano... Anche per fare la spesa potendo investirli. Cazzo, vai lì con la carta di credito e dici, qua ci sono i soldi di YouTube e pagherò con i soldi di YouTube, ma scherziamo. Cioè, quello. Una volta l'ho fatto, ho preso tipo 20 euro di cose per andare comunque a casa. Ecco, che dovevo prendere due cose per la casa e le ho prese con la carta di credito. Questo sta a voi decidere poi cosa farci con i soldi. Io spero di avervi dato dei consigli, allo stesso tempo di farvi capire che YouTube è una fonte di guadagno. Potrei aver guadagnato poco, io con i miei iscritti potrei aver guadagnato poco, ma ci rendiamo conto che le entrate, la maggior parte sono tutti dai video? Io sono furbo, perché se a me un giorno tiro le corna, mi fottono le live e non posso più farle, io vado avanti di video e di donazioni PayPal. Io penso di aver vinto. Penso di aver vinto, esattamente. Penso proprio di aver vinto e non portando più Fortnite, ora i guadagni potrebbero essere minori. Invece no, anzi, io le live di Among Us le vedo piene di donazioni e di abbonamenti, che ringrazio ancora perché è un supporto che state dando, non so se lo reputate un investimento o un qualcos'altro, però grazie, capite? E niente, spero vivamente che questo video vi abbia fatto capire al meglio che cosa faccio su YouTube, perché sto su YouTube e cosa faccio con i soldi di YouTube. Ora il mio ultimo progetto è
mi trasferisco e vedete già la cifra quanto è. Grazie della visione, veramente grazie di cuore. Ci vediamo stasera in live a giocare ad Among Us. Se non avete visto i vecchi video di Among Us, guardateli per vedere un po' se, ecco, se vi piace anche come gioco. Sicuramente c'è qualcuno anche tra i visitatori di questo video, perché non solo chi gioca viene a vedere anche i video, però anche il resto delle persone. Potrebbe piacervi come gioco, è un giochino, però è particolare. Quindi mi raccomando, like e iscrizione, verso i 14.000 e i 18.400, mi raccomando. E niente, qui da righe tutto, bella regà, e grazie della visione.